Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella cassata siciliana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, uova, latte, burro, scorza di limone o pasta di limone, lievito per dolci vanigliato, vanillina e sale. E per il ripieno, ricotta di pecora ben sgocciolata, zucchero, canditi misti, ciliegine candite e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il ripieno. Mettere nel boccale la ricotta. E lo zucchero. Ed azionare il bimby per 50 secondi. A velocità 3. Trasferire in una ciotola. Aggiungere i canditi. E le gocce di cioccolato. Ed amalgamare con la spatola. Riporre in frigo. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la base per la ciambella. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 5. Aggiungere la farina, il burro il latte la pasta di limone il sale e il lievito ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 5. Versare metà del composto in uno stampo a ciambella da 26 cm ben imburrato. Abbiamo messo la ricotta in una sacca à poche, adesso distribuirla al centro del composto. Versare il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e decorare con ciliegine candite. Ciambella cassata siciliana. Grazie e alla prossima ricetta!